Le giornate dovrebbero iniziare con un bacio, una carezza, un abbraccio e un caffè. La colazione deve essere sempre abbondante. Charles Morrow Schulz. Buongiorno, buongiorno e buon sabato 27 marzo. L'importanza di Mario Mandzukic. Questo è il tema di questo video. Partiamo da lontano. Il giocatore come Rebic, come Leao, come Romagnoli, come Calabria è a Milanello per cercare di recuperare il più in fretta possibile da tutti i suoi problemi muscolari che ha avuto nelle ultime settimane. Sappiamo che per quello che riguarda Rebic e Leao dovrebbero sicuramente esserci per la partita con la Sampdoria se a Rebic verrà tolta una giornata, ovviamente. Per Calabria e Romagnoli, visto che sono ben chiari i loro problemi, uno è la rieducazione al ginocchio, l'altro il recupero al muscolo del gemello, il muscolo del polpaccio, per chiarirci, che è un muscolo piuttosto infido, piuttosto difficile da curare. Poi c'è Mario Mandzukic. Mario Mandzukic ha avuto un problema muscolare, poi ha avuto delle difficoltà nel recupero, e oggi non sappiamo se sarà a disposizione di Pioli nel match contro la Sampdoria sabato alle ore 12:30, sabato giorno 3, o più avanti, perché questo recupero pare piuttosto lento. Ma torniamo al titolo, l'importanza di Mario Mandzukic. Ecco, sarebbe importante il recupero non solo perché il Milan avrebbe un giocatore in più, e un giocatore di qualità, un giocatore che potrebbe essere alternato, anche se il Milan purtroppo immeritatamente non ha più le partite del giovedì, però potrebbe essere alternato per ogni evenienza a Zlatan Ibrahimovic già nel corso della partita, oppure sappiamo anche che a fine aprile ci sarà la partita infrasettimanale di campionato. E sarebbe, ripeto, importante recuperarlo soprattutto per capire la possibilità che il Milan lo abbia ancora nella prossima stagione. Tutto, sappiamo, parte dall'accordo che parla di 1.800.000 euro come ingaggio, ma con il rinnovo che dovrebbe essere automatico in caso di, speriamo, ritorno del Milan in Champions League. Ma facciamo questa ipotesi: il Milan torna in Champions League. Ok, Zlatan, su Zlatan non ci sono dubbi. Lui sarà, non voglio pensare che ci siano dubbi, per la scelta del Milan e per la scelta sua. Lui grande protagonista anche nel match contro la Georgia con un assist meraviglioso, no look. E uno c'è. Gli altri teoricamente sono Mandzukic, Leao, Rebic e Hauge. Dato che si parla del Milan alla ricerca di una alternativa a Zlatan Ibrahimovic, che ovviamente potrebbe giocare 25-30 partite sulle 40-50 che di solito una squadra impegnata in Coppa gioca, e però bisogna allora sapere se Mandzukic possa essere la vera alternativa. L'età, all'età di Dzeko oggi titolare alla Roma, ma rispetto a Dzeko negli ultimi mesi non è stato impiegato in un campionato competitivo come l'italiano, e soprattutto negli ultimi mesi non ha proprio giocato, mentre prima, ripeto, era in un campionato, diciamo, non all'altezza del campionato italiano. Non può partire con Ibrahimovic, Mandzukic, Leao, Rebic, Hauge, più eventualmente un nuovo acquisto. 6 sono troppi. Però qualcuno si fa la bocca dolce, o un attaccante giovane, ma però prima punta, non come Leao che ama svariare, oppure facciamo la tipologia, non parliamo di Belotti per parlare di Belotti, una tipologia come Belotti, cioè giocatore già pronto, già sicuro, si conoscono le qualità, che sia lui o un altro come lui.
Il problema è che se tu hai Mandzukic, non mi sembra che ci sia spazio per Belotti. Allora, ripeto, il problema è capire in questi mesi, anzi in queste settimane, che Mandzukic, su quale Mandzukic il Milan possa contare. Importante per queste ultime 10 giornate di campionato, ma soprattutto per il mercato del futuro che riguarda l'attaccante. Quindi Maldini e Massara hanno un compito non facile, cioè cercare l'attaccante, capire quanti attaccanti. Çalhanoğlu ha detto una cosa bella ieri, quando ha detto: Auge, non andare via, stai qua, lavora con noi, lotta per il posto. Vedremo anche, secondo me, un altro Auge, adesso è un po' stanco, praticamente non ha mai riposato da 2 anni, perché è finito il campionato norvegese, era ovviamente già nel Milan. E quindi sono tanti e forse troppi. E tutto ruota intorno al nome di Mandzukic. Certo, certo, ritornasse ai livelli, non dico della Juventus, ma poco sotto, non ci sarebbero dubbi. Però anche a quei livelli, partire con un attaccante 35enne, quando è già un attaccante 40enne e prima punta non è nessun altro, sembrerebbe un rischio. Questo, sono proprio curioso di capire come il Milan diramerà questa questione, risolverà questa questione, una questione importante, una questione fondamentale per capire il Milan quali, in quali ruoli poi possa rafforzarsi. Anche perché se prende già Tomori, l'ho detto in qualche video fa, prende già Tomori difesa con qualche alternativa magari non costosa sulle fasce, hai già Tonali da pagare, devi comprare per forza, il Milan lo sa già, un giocatore di fascia, e incominciano a essere tanti i soldi da esborsare. E quindi anche l'attaccante sembrerebbe ineluttabile. Dunque, qui cercherò di indagare, di capire quali siano le strategie, almeno possiamo dire le strategie di partenza, le strategie di questo mese di marzo in previsione del mese, cioè cosa sta studiando il Milan, perché sono queste le settimane, marzo e aprile, per incominciare a seminare, sondare, tastare il polso degli agenti, dei giocatori, per sapere come muoversi. E quindi cercherò di capire quali siano le scelte più che sui giocatori, le scelte filosofiche riguardo all'attacco, perché tutto sommato gli altri ruoli il Milan è messo bene, perché poi trova delle alternative, ma non da titolari assoluti, da spese folli. Quindi vedremo cosa deciderà il Milan per l'attaccante, diciamo, alternativo a Ibrahimovic. Indubbiamente 5 sono troppi, e soprattutto le due punte sono molto âgées, non sono giovanissimi, e a meno che Mandzukic ci regali un finale di campionato così straordinario che ci possa garantire tutta la sua qualità che abbiamo ammirato nelle squadre dove ha giocato, e allora il Milan si toglierebbe un altro problema e potrebbe sulla fascia o magari in difesa come alternative trovare giocatori più costosi e quindi più validi. Tutto, ripeto, sembrerà strano, sembrerà paradossale, ma dipende tutto da scatenate l'inferno, ma scatenano l'inferno Mario Mandzukic. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.